Fare il video, lo vedete su YouTube. Certo. Buongiorno cari amici montanari, oggi è il terzo giorno di route. Siamo a Polsi? A Polsi. Nel parcheggio dei pullman, perché faremo un pezzo, tipo 8 km in pullman. Per poi farne altri 4 a piedi. Quindi ora arriva qua il pullman, in questo parcheggio. Mettiamo gli zaini. Le froccole. Le crape. E andiamo a Cano, penso. E poi io mi sono dimenticato sia lo spazzolino che il burro cacao. Ma oggi abbiamo chiamato il tizio che ci fa la spesa, anzi la tizia che ci fa la spesa. E me li porta. L'altro sul monte è lì davanti che sta guidando l'autista per farla arrivare nel punto dove dobbiamo scaricare tutte cose. Praticamente ci sono venuti a prendere con un pulmino. Madonna. Ci sono venuti a prendere con un pulmino, con un pullman un po' più grande e un camion per caricare tutti gli zaini. L'idea era quella di salire sopra il camion e farsi la strada sul camion, però niente, non è stato possibile. E quindi siamo nel pulmino privé. E ora siamo a un'oretta da Canovai, il punto in cui faremo il campo fisso, e stiamo scendendo in questo bel sentierino che ci porterà lì. Buongiorno a tutti, come potete vedere qui massima sopravvivenza nei boschi dell'Aspromonte. Bear Grylls, difficilissimo. È un percorso impervio in mezzo ai cinghiali, che possono attaccarci da un momento all'altro. Di un dinosauro della preistoria, eccolo. C'è questo probabilmente è il crack. Qua c'è ancora un po' di pipì. E lo teniamo così. E non l'ho ripreso. Tra poco ci sarà una salita, ma non lo diciamo a nessuno. Siamo arrivati a Canovais, qui metteremo le tende, quello sul monte, l'altro sul monte mi chiama e quindi andiamo, vediamo che posto ho trovato, andiamo. Quello sul monte, che dici? Qua ci piace? A me piace un sacco, fa. Ci hanno detto che non va bene ovviamente. Ci hanno detto che non va bene, andiamo di là. Dopo aver montato la tenda, ora ci concediamo questo pranzo stellato. Matteo, che hai da dire? Tutti i giorni mangiamo questa cosa, ma è sempre più buona. Ma perché ci sudiamo a cucinare, quindi bello. Scatoletta pronta, tonno, fagioli, mais, eccetera, eccetera. Cioè sono le insalatissime Rio Mare, invece queste sono le insalatissime Alto Mare. Buonasera, allora. Ci siamo divisi in gruppi. Il gruppo 1 fa l'alzabandiera. Il gruppo 2, non so che fine ha fatto, fa un altare qua. Il gruppo 3 ha raccolto la legna. E intanto qui lavorano il mio gruppo, io qui faccio il vlog. Guardate che bello. 15 euro made in Italy, presa a Polsi con lo sconto. Oggi Matteo ha deciso di morire. Allora, siccome ieri abbiamo mangiato a cena pasta con la crapa, è alzato un risotto.
quindi abbiamo mischiato il risotto alla milanese e il risotto con i funghi. Abbiamo messo funghi. Più acqua, non bollirà mai, ma un po' si mangia. Sono le 3 di notte, ragazzi. Ho fatto un po' più tardi, l'altro suo monte già sta dormendo. Siamo rimasti al fuoco a guardare, a raccontare barzellette. Abbiamo fatto indovinelli, bla bla bla, giochini. Domani inizia il campo, ufficialmente il campo fisso. E... buonanotte. Buongiorno, primo giorno di campo fisso. Programma della mattina, cascate di Maesano. No, cascate Forgerelle alle 9, sono le 8:15. Quindi ora colazione, qui abbiamo già un bel po' di nuovi fan. L'obiettivo è arrivare entro fine route a 300 iscritti, siamo 281 circa, quindi basta obbligare tutti quelli che rimangono e dovrei farcela. Partiti verso le cascate. Mattina ho particolarmente sonno perché stanotte non ho dormito benissimo, faceva freddissimo. E ora stiamo andando nelle cascate, siamo col costume. Senza zaini, abbiamo cibo tipo in scatola che poi condivideremo tutti quanti. Queste cascate non le avete mai viste qua sul canale. E sono secondo me. Carine. Se la battono con Maesano. Però non no. Ce la fanno, cioè, non ce la credo fino in fondo. Meglio Maesano. Ovviamente vi lasciamo il video in alto a destra. Ma puoi fare là. No, è di là. Cioè il bagno, ci asciughiamo con tutto molto casualmente vediamo spuntare Marco Picone. Allora sono le 2. Un po' iniziato a pioviginare, abbiamo mangiato, ora si risale verso Canovai, ci metteremo secondo me un'ora, quindi ci vediamo a Canovai. 6.5 hours later. Elvia. Non c'è. Buonasera ragazzi, allora questa sera. Questa sera, Marco spiegherà il menù. Questa sera dovevamo fare pasta alla matriciana, quindi sugo e pancetta con la frittata. Dato che noi siamo creativi, oppure cretini, non lo so niente, abbiamo deciso di fare la carbonara, però senza parmigiano, senza sale. E per accompagnarlo abbiamo un'insalata di tonno e cipolla tagliata a scaglie che contorna tutto il contorno. Adesso dobbiamo fare il fuoco che animeremo noi vecchi. Eri il donne in blues. Si è concluso il quinto giorno di route. Questa sera abbiamo fatto un fuoco che è stato animato anche dall'alto sul monte. Ora andiamo a dormire. È comunque tardi, ma comunque meno tardi rispetto a ieri. Ancora alcuni di noi sono attorno al fuoco e parlano.
Però niente, buonanotte. Buonasera, così come al campo estivo anche ora la rulla febbre. Salve Melo, ho 38,4 prima e quindi faccio di nuovo isolamento in tenda. Stanotte ovviamente lui non vorrà dormire in tenda qui. Senza pancia e con un cielo senza stelle. Ciao bambola. Ciao. Stasera discoteca Canovai Mountain Beach Resort. Penso di sì. Marco dorme all'addiaccio con altri ragazzi alla fine, perché Matteo ha la febbre, ho deciso di dormire all'addiaccio e boh, vediamo quello che ne esce. Ci stiamo moltiplicando. Buonanotte ragazzi. Buongiorno. Alla fine la notte all'addiaccio è andata very well. Matteo è ancora mezzo rotto e si sente ancora male, eccolo. E niente, ora ci stiamo preparando tutte cose perché alle 9 facciamo colazione e poi partiamo. Tutto concorre al bene. Dopo aver impacchettato tutto, rifatto gli zaini, chiuso le tende, esserci vestiti normalmente come Dio comanda, ora è tempo di ripartire. Faremo 3000 km a piedi. Non è vero, andiamo a fare colazione e forse viene pure il pullman. Probabilmente il pullman lo va a prenderci qua. Sant'Ilario da Candelora. Sto qui spunto altri scout. La Spromonte è stata invasa dagli scout, che abbiamo peccato Forlì, Modena e Bolzano. Siamo tutti e sono rimasti sotto. Ci sono rimasti sotto. Sì. Ragazzi, mi sa che possiamo rimanere qua. Il pulmino ha deciso di rompersi, fuma. Ciao Jimmy. La situazione è... No, è buono, io la vedo bene, guarda. Ciao a tutti, noi siamo bloccati qui, ora, come vedete, mi sta per venire una crisi nervosa, perché non ce la vediamo più. Tra poco scoppiamo all'aria e me lo muore. La decisione finale è stata quella di ripartire, anche se il motore continua a fumare un sacco. Va bene, route finita. Probabilmente faremo un video un po' più carino per concluderla con l'altro sul monte. Per il momento, ciao. Se non lo faremo, finirà così. Così.